Come siete belli questi attori? Ciao nonno, ciao! Stavo la nonna lì! Hai visto che hanno fatto qua? Cose grosse! Dalla gioia espressa da Enrico Baliano, nonno di Sant'Egidio del Monte Albino ma di origini paganesi, nel poter rivedere la propria nipotina, si evince in maniera chiara che è perfettamente riuscita la missione della Ollus La vita è un bene prezioso, nata in memoria del carabiniere Tiziano Della Ratta ucciso 7 anni fa nel Casertano. Qualche giorno fa hanno donato 3 tablet al Covid Hospital di Scafati al fine di consentire ai pazienti di poter videochiamare i propri familiari. E l'iniziativa è stata accolta con gioia immensa dai ricoverati che lottano non solo contro il coronavirus, ma anche contro la solitudine. Dove è sempre più bello, nonno? Sto bene, nonno. Però non hai dormito. Ah, c'è la faccia gonfia, ho capito, nonno. Cioè. Papà, hai volato, tu come ti senti? Buono, buono. Tutto ok. Sorridono gli occhi del signor Enrico, sorride il suo cuore. Fino a qualche tempo fa anche la moglie era lì ricoverata, lui deve attendere ancora un po' per riabbracciare i familiari, ma ora può almeno vederli, pur se attraverso uno schermo. Vi ringraziamo di cuore da parte di tutti i pazienti per il dono del tablet, grazie all'associazione Tiziano Onlus, perché grazie a voi già alcuni pazienti hanno effettuato la videochiamata e hanno potuto rivedere i propri familiari dopo tanti giorni di assenza. Ne sono stati molto felici e vi ringraziano. Grazie da parte loro. Grazie. E un giorno mi sono trovato a parlare col dottore Fabio Ruotolo, un anestesista maddalonese che lavora al Covid di Scafati, e ci siamo detti: ma loro hanno la possibilità di comunicare con la famiglia chi è ricoverato da voi? E Fabio ha detto di no, e così abbiamo organizzato di comprare questa iPad per aiutare questi pazienti a comunicare, sentire la famiglia più vicina, che è uno dei compiti principali di un medico, quello di accudire, quello di pensare che poi davanti a noi ci sono delle persone non degli oggetti, quindi di curarli nel massimo delle possibilità. E chi più di un familiare può aiutare un malato? Così abbiamo deciso di fare questa cosa. In 3 giorni, mettendo un post su Facebook, siamo riusciti a raccogliere i soldi. Abbiamo comprato questa iPad e le abbiamo consegnate, una cosa bellissima. Noi come associazione Tiziano Onlus ringraziamo il dottore Fabio Ruotolo per averci dato l'opportunità di fare questa iniziativa. Però noi non ci fermiamo. Dopo questa iniziativa cominceremo un'altra iniziativa bellissima, si chiama Terra dei Fuochi in Terra dei Giochi. Vogliamo trasformare le città in cui viviamo in terra di idee, in terra di gioco, in terra di futuro. Adesso potete chiamare più spesso, così vi vedete pure. I tablet sono stati distribuiti ai reparti di rianimazione e terapia intensiva diretto dal dottor Marco Ingrosso, a quello di pneumologia e subintensiva guidato dalla dottoressa Immacolata Mauro, a malattie infettive diretto dal dottor Mariano Corrado. La donazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Ollus e il dottor Fabio Ruotolo, medico anestesista rianimatore, il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio e dalla dottoressa Lucia Esposito. E il dottor Stefano Piccolo, che insieme alla moglie del carabiniere ucciso Vittoria Iannotta è tra i pionieri della Ollus, non può che dirsi soddisfatto. Quando volete potete chiamare, così vi ciao, sentite. Non, ciao. Ciao, un bacione. Ciao signora. Ciao, non, ciao.